La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Liberaci dal male, liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci, non mettiamoci fretta, rilassiamoci, guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto sì. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Il primo della classe sale in cattedra, dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una di nuovo. Buonasera e benvenuti a tutti voi. Ciao e grazie per essere qua con noi. Siamo al secondo weekend di audizioni di Musicultura e quindi oggi diciamo giriamo la boa di ascolto di metà delle proposte che sono state selezionate e convocate a queste audizioni. E molti di voi sanno che stiamo per ascoltare le 5 proposte di questa sera, altrimenti come abbiamo visto nella sigla o come io stesso lo ripeto e comunico a chi per la prima volta è qua, questo succederà tra poco sul palco,
Ma la domenica è anche un giorno speciale per le audizioni di Musicultura e per gli aficionados che le seguono. Musicultura ha quest'anno un nuovo compagno di viaggio, è un editore, Liberi Libri, e ci siamo incontrati e piaciuti. Liberi Libri è un editore che fa della qualità, dell'anticonformismo, della cura, delle scelte, la propria bandiera, e faremo un tratto di strada insieme e abbiamo pensato di cominciare con una rubrica domenicale che si chiama Il libro appunto della domenica. È un modo per cercare di contribuire insieme a tanti altri a tenere vicini chi ama le canzoni con chi ama i libri e naturalmente anche coloro che amano sia i libri che le canzoni, perché siamo in tanti. Detto questo, che cosa succederà adesso? Scopriremo qual è il libro della domenica selezionato oggi per noi da Liberi Libri, vedremo una breve pillola video di presentazione del libro e ascolteremo un assaggio di un tratto, di un passo di lettura tratto dal libro. Chiedo quindi di abbassare le luci e buon ascolto. Properzio, ovvero gli amanti di Tivoli, è un singolare gioiello del 1928 del filosofo e scrittore francese Julien Benda, tradotto per la prima volta in Italia da Liberi Libri, a cura di Vittoria Ronchei, con introduzione di Giuseppe Scaraffia. Il delizioso pastiche oscilla fra il narrativo, lo scavo psicologico e l'analisi critico-letteraria. La partecipazione empatica dell'autore alla vicenda amorosa di Properzio e Cinzia dà nuova vita ai due amanti, che ridisegnano per il lettore, ciascuno dal proprio orizzonte, la loro tormentata passione, tra sogni, apparizioni e dialoghi immaginari. Properzio, vissuto in età augustea e famoso per le sue elegie, fu probabilmente il più grande poeta d'amore latino. Amico di Ovidio, Virgilio e membro del circolo di Mecenate. Dalla sua appassionante storia d'amore e di morte con Cinzia, resta affascinato e quasi ipnotizzato persino l'altezzoso Benda, ultimo illuminista del Novecento, noto misantropo e insolente provocatore, assurto alla fama europea con l'opera Il tradimento dei chierici, in cui denunciava ogni forma di ingaggio degli intellettuali a servizio della politica e del potere. Circa 2000 anni fa, a Roma la poesia d'amore era un genere. Il poeta doveva amare una donna che doveva essergli infedele. Tutti, incluso Ovidio, che di amore scrisse tanto, seguivano un codice. Quella di Properzio è invece la più vera delle poesie d'amore e non è soltanto finzione lirica o pura introspezione. È poesia di ossessione, ha dentro una storia. Cinzia fu senz'altro la donna che Properzio amò con passione, tenerezza, gelosia, che gli mostrò, diciamo così, la luce. Vi leggerò un esempio di come Julien Benda introduce il suo punto di vista nell'enigma di questa vicenda amorosa, come ad aggiungere una terza versione a quelle di Properzio e di Cinzia, strappandosi con fatica alla suggestione che entrambi esercitano su di lui. Avevo dunque letto passo per passo tutte le elegie di Properzio, dando per certo che l'ordine di quei versi fosse lo stesso in cui si sono succedute le emozioni che vi sono descritte.
Mi ero appena impadronito di tutte le più dotte tesi relative alla storia d'amore che traspariva da quelle poesie e mi dedicavo ora a comprendere questo amore, a individuarne cioè i diversi elementi, infine a vederli fondersi in un moto di passione, semplice e indivisibile. Insomma, mettere rapido le mani su tale impulso, la cui apparizione, mi assicurano coloro che se ne intendono, è breve e fuggitiva, come quella di una biscia nelle fessure di una roccia. Innanzitutto, vedevo. Quest'amante complicato, spinto verso colei che ama non solo dal pungolo dell'amore, ma anche dallo stimolo dell'amicizia, della simpatia umana. Lo vedevo. Curare la sua amante quando era inferma, non cessare di amarla in tale umiliazione, mormorarle queste parole degne di Michelet. Ti appartengo, amica mia, sia tu nel pieno della salute oppure malata. Lo sentivo, vibrare di una gioia in cui si fondevano tenerezza e amore. Sia che gli avesse sognato com'era sfuggita a un naufragio, sia che lei uscisse vittoriosa da una grave malattia o lui stesso celebrasse l'anniversario della sua nascita. Così dice. Mi chiedevo come mai le muse fossero venute oggi ad assidersi presso il mio capezzale ai primi raggi del mattino. Esse mi ricordavano il giorno natale della nostra giovane signora. Per tre volte batterono le mani con il suono di un felice augurio. Soprattutto lo vedevo cercare accanto alla sua amante quelle soddisfazioni che sono dette dal cuore, dividere con lei le pene o le sue soddisfazioni di scrittore, sospirare. Tu sei tutto il mio focolare, Cinzia mia, tutta la mia famiglia. Sempre sarai la mia amica, la mia compagna. E a quest'uomo, tenero, vedevo toccare in sorte una donna che sembrava il prototipo dell'amante senza tenerezza, violenta, autoritaria, atletica, che concepiva l'amore come lotta e non come abbandono. Secondo i costumi della guerra e non della comunione, una donna che il sentimentalismo annoia e lo disprezza. Evocavo il povero amante sempre deluso, ferito nelle regioni del cuore più sensibile, in attesa per tutta la vita di quella parola dolce che non arriva mai. Lo sentivo gemere nella notte. Non una volta sola quel cuore di ferro mi ha detto ti amo, nunquam ferrea dixit amo. E vedevo questo cuore gentile, pervaso tuttavia dal desiderio di possesso più ardente e più geloso. Lo vedevo divenire maestro nell'arte di percepire tutti i pericoli che minacciano un innamorato. Torturarsi se la sua amante trascorreva la stagione nelle acque di una cittadina termare ed esclamare periscano le terme di Baia, vero crimine contro l'amore. Lo vedevo temere i teatri, i campi di corse, le assemblee religiose, fananque peccatis plurima causa, vale a dire occasioni di eccitanti abbigliamenti e di appuntamenti galanti. A riguardo, come del resto, la Chiesa ha inventato ben poco. Lo vedevo accorgersi del piacere che altri traevano dalla presenza della sua amante e sospirare. Tutto mi ferisce, Cinzia mia. Le carezze che ti dà un bimbo in culla, i baci di tua madre, di tua sorella, dell'amica che talvolta condivide il tuo letto. Lo sentivo, geloso di molte altre cose ancora che non diceva, capace anche lui
di rimproverare all'amata. I raggi del sole vi baciano troppo spesso, i vostri capelli subiscono troppe carezze da parte del vento, l'aria stessa che respirate passa con troppo piacere attraverso le vostre labbra, la vostra veste vi tocca troppo da presso. E intanto vedevo questo virtuoso della gelosia unito a una donna la cui collocazione sociale, insieme a una straordinaria vocazione personale, l'obbligava a passare tra le braccia di molti. E lo vedevo, condannato dalla forza della sua passione, a rimanere schiavo di tanta incostanza e per 5 lunghi anni a non smettere di gemere sotto la sua croce. Piero Piccioni. Bravo. Ringrazio ancora Piero Piccioni per questa lettura e chi avesse sentito, percepito questa voce che attraverso di lui e Julien Bendat ci giunge da 2000 anni di distanza, l'avesse sentita vicina e volesse approfondirne i contorni, ha la possibilità, uscendo stasera dalla sala, di trovare il libro nel foyer, il libro appunto di Julien Bendat, Properzio, ovvero Gli amanti di Tivoli, presso la postazione di Musicultura e Liberi Libri appunto. Bene, adesso voltiamo pagina, passiamo al paragrafo successivo. Parlo di paragrafo perché bene o male siamo sempre nello stesso capitolo, o almeno così mi sento, e cominciamo con le proposte di stasera. E quindi saluto e do il benvenuto a Irene. Mi chiamo Sara, buongiorno. Se lei potesse ascoltare, le rubo solo un secondo e dopo può riattaccare. Non metta giù la cornetta, ci sono tanti vantaggi. Io le propongo un'offerta, la prego non mi scoraggi. Me lo ripetono tutti, che non è questo il momento. Le garantisco dei frutti, se cambia il suo abbonamento. La prego non urli, non è giornata. E la vita mi sembra più stretta, come un maglione che acquisti di fretta, per poi lasciarlo da solo in soffitta, insieme ai ricordi di tutta l'infanzia, che non torneranno più, che non torneranno. Capisco, e il tono è alquanto insolente, di certo non mi stupisco dei modi che ha certa gente. Se lei potesse ascoltare le mura di questi uffici, si sentirebbe a disagio.
per tutti i miei sacrifici. Per ogni ora che passa c'è un calcio in culo alla vita. Per 4 euro si rischia di non passare la giornata. Mi creda, sono stanca, ma guardo avanti e la vita mi sembra più stretta, come un maglione che acquisti di fretta. Grande, cercando sull'elenco nuova gente che non ti ascolta mai. E allora aspetti che qualcuno arrivi e ti porti a ballare. E allora aspetti che qualcuno arrivi per poterti sposare. Perché nonostante tutto tu continui a sognare. Perché nonostante tutto tu continui a lavorare. Perché nonostante tutto, mi chiamo Sara, buongiorno, se lei potesse ascoltare, le rubo solo un secondo e dopo può riattaccare. Buonasera a tutti, salve. Il pezzo che avete ascoltato si intitolava Call Center. E invece il prossimo ci raccogliamo. Un cinema. Ma cosa vuoi che dica? Ho solo questo da offrire, un cinema di sera e altre poche cose a 1000 lire. Un cinema, ti assicuro, vale molto più di quell'anello mi hai chiesto distrattamente per il tuo compleanno. Ma non ho soldi, ma posso darti la ovunque sei passato, ho pensato di incontrarti. Non so come mi vedi, e io ancora non ti vedo. Tra un prego, cosa bevi? Ti ho portato il mio sorriso.
mentre avevi dentro agli occhi i nodi dei capelli. E il tempo si è fermato e ne ho ingoiato di silenzio. Scivolavo per le strade così liquide del centro, tu braccio sotto al braccio di due brune a fare festa contro i soliti pensieri arrotolati per la testa. La verità è una foto dal futuro, chissà come sarà incontrarti a muso duro. La verità fatti di sogni che aspettano le ali. Brindiamo alla nostra pazienza come a un miracolo di resistenza, ma qui passato il santo è passata anche la festa e il tempo si è fermato e ne ho ingoiato di silenzio. La verità è una foto dal futuro, chissà come sarà incontrarti a muso duro. La verità è che in fondo siamo uguali, fatti di sogni che aspettano le ali. Ho un cesto di parole sempre nuove da avverare, un coro di segreti sempre veri da svelare, una valigia di bellezza sempre pronta per salvare. Il tempo si è fermato, mi ha ingoiato di silenzio. Duro. La verità è che in fondo siamo uguali, fatti di sogni che aspettano le ali. Ovunque sei passato, ho pensato di incontrarti. Non so come mi vedi, e io ancora non ti vedo. Grazie. Ciao. Ciao Irene, sono qui. Ah, ciao. Grazie per prima grazie cosa. Ti chiedo, se non lo avessi già fatto, di dirci i nomi dei tuoi musicisti. Ah sì, molto volentieri. Alla batteria Antonio Esposito. Al basso Davide Afzal. E alla chitarra Giuseppe Spinelli. Vorrei approfittare della tua presenza per farti alcune domande. Non sono sorpresa. Diciamo che siamo in una situazione migliore in questa intervista rispetto a quella che normalmente si vive in un call center, come descrivi nella prima canzone. E direi, in tutte e tre le tue canzoni mi ha colpito nel testo soprattutto una sfasatura temporale che c'è fra i due parlanti. Io ho visto che nel call center si mette bene in evidenza un aspetto critico della comunicazione umana, che alla fine aspira sempre più che al prodotto a dire l'io che parla, e quello che è struggente nel call center è che non emerge nulla di tutta questa fatica di vivere, di sbarcare il lunario. E nella tua canzone ho ritrovato alcuni temi che per esempio qualche anno fa avevano fatto la fortuna di un film, Tutta la vita davanti o Tutta la vita dietro le spalle, mi pare, con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, ecco, che raccontava questa emergenza.
Tu però ci porti anche al cinema in sì. questa canzone, ed è un'atmosfera, quella del cinema, nella quale sicuramente si darebbe lo spettacolo come un momento di vera condivisione tra gli spettatori. Tu invece lasci aperta l'idea che questo cinema che prometti al tuo amante, o che il tuo amante promette a te, il mio amante promette, sia in realtà qualcosa in cui lui non c'è ancora. Mi colpisce, tesoro, darmi gli occhiali che non riesco a vedere il futuro. Tutto questo lungo interloquire per chiederti, musicalmente il tuo futuro lo vedi in quale forma e attraverso quali media? Attraverso quali media? Sì, visto che li citi. Ma il cinema è un amore grandissimo, infatti il mio primo progetto musicale che poi mi porta qua oggi, con il quale poi ho fatto esperienza, è un progetto che si chiamava Titoli di Coda. Quindi c'era un pensiero, un retropensiero su tutto quello che era il lavoro che si svolgeva dietro un film, dietro le quinte, avendo poi anche lavorato io stessa nel cinema dietro le quinte come assistente ai costumi diverse volte. Guardavo entrambe le possibilità, potevo essere io la protagonista e quindi salire sul palco come stasera e cantare, essere io l'artista, o essere la manovalanza di tutto questo. Quindi sicuramente il cinema oggi per me è vissuto da, potrebbe essere vissuto da protagonista, diciamo, in un futuro prossimo. Mi piacerebbe davvero molto, sicuramente, mettere insieme la musica e il cinema, sicuramente uno di quelli, dei media che preferisco. Ti ringrazio molto. Prego. Io riprendo un verso del tuo, del secondo brano al cinema, dove dici: se vuoi posso cantarti qualche canzone di quelle che a me piacciono, ma a te fanno impazzire, che a me non piacciono e a te fanno impazzire. Invece vorrei sapere qual è una canzone famosa che tutti amano e che tu non riesci a sopportare. Ah, bella questa domanda. E poi quali sono gli elementi imprescindibili perché una canzone risulti molto affascinante e bella per chi l'ascolta? Allora, rispondo prima alla seconda, che è più facile, insomma. Sì. Gli aspetti, secondo me, che poi rendono una canzone emozionante, efficace, magica, diciamo così, secondo me sono i messaggi universali che contengono, uno o più temi universali. Toccando questi temi molto probabilmente si raggiunge il cuore di tante persone senza troppo starci a pensare. Probabilmente, secondo me, questa è la chiave, non c'è altro. E la verità, come poi ho anche cantato, la verità sicuramente, quando si racconta non solo di se stessi ma anche degli altri in maniera onesta, in maniera vera, ci si spoglia, si arriva sicuramente all'obiettivo, che è quello di comunicare a quante più persone possibile. Per quanto riguarda invece la prima domanda, una canzone che io odio, che non mi piace, che però è famosissima, ma che odi profondamente, però. Profondamente? No, chiaramente mi vengono in mente solo canzoni belle, qualcuno no, i miei compagni se ne sono andati, no, no, forse non la so, sicuramente c'è qualcosa che non mi... Ah, l'ho trovata! E c'è anche un perché. Bella stronza, di Marco Masini. Che però poi, che ho, facciamo così, che ho odiato, da adolescente la odiavo profondamente, per me era assolutamente maschilista, assolutamente terrificante, questo linguaggio così vero, ecco, esattamente. Oggi però forse la guardo con occhi diversi. Salutiamo Marco Masini e Irene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. E adesso diamo il benvenuto a Giampiero Milanetti. Ah,
Salve, buonasera. La prima canzone si intitola Chagall. L'inverno nascondeva il cielo, la donna lo osservava assente. Lui aveva un tulipano nero, le rime sparse degli amanti, e distratto giocava a comporre il puzzle dei sentimenti. Tra i lampioni come falsi brillanti, ed il miele di giovinezza sull'anima può fare male. Siamo maschere fuori dal carnevale, e ora che il giorno muore, là dove ha posto il cuore, avverte un vuoto che lo soffoca un po'. La strada non ha mai una fine, è un porto, non è mai sicuro. C'è in giro un cuore senza spine, senza ipoteche sul futuro. Ma è l'assenza d'amore che bagna le ali e che ci fa vagare, come rondini prima di un temporale. L'altro giorno però io li ho visti su nel cielo blu, tra romantici ori come in uno Chagall. Lei un vero giglio bianco, lui le cingeva al fianco, i due sposi tra comete e chiffon. Grazie. Grazie mille. Allora, la seconda canzone si intitola La ragazza armiere. È una canzone che ho voluto dedicare alle ragazze sovietiche che partivano volontarie durante la Seconda Guerra Mondiale per combattere su biplani di legno e tela contro i tedeschi nello stormo Le streghe della notte. Siccome io sono andato in Russia, le ho incontrate, ho visto la condizione di miseria in cui vivevano, ho voluto ricordarle come eroi minori di una storia che a volte si concentra solo sui grandi nomi. Allora, La ragazza armiere. Mio padre l'ho visto solo sopra una foto, mia madre lo cerca nella vodka di stato. Io alla scuola tecnica di primo grado, poi addetta alla pressa come il mio fidanzato. Ma l'eroina dell'aria ci chiama a raccolta
a ieri, sorelle, che la guerra è una svolta volontaria assegnata a uno stormo di donne, la divisa d'armiere al posto delle gonne. E siamo noi, col grasso che fa nere le nostre mani, con il sudore che si gela nel petto, nottate spese attorno a questi aeroplani, fino a spulciargli via magagne e difetti. E se appendiamo bombe sotto le ali, è perché alla patria che si porta rispetto, è per poter sognare ancora domani l'abito bianco di raso e i confetti in un mondo un po' meno imperfetto. Un campo di grano è un aeroporto avanzato, dormiamo in un fosso sotto un telo incerato, non c'è un gabinetto, l'acqua è sempre ghiacciata, la pelle si incolla sul metallo gelato, il motore tossisce, l'elica sta girando, la ragazza pilota e al suo posto al comando una corsa nel fango e già stacca le ali disegnando la rotta dentro ai venti invernali. E siamo noi accovacciate dove inizia la pista, col naso dietro ai vetri della finestra, ad aspettare che ritornino in vista, e quando spunta il bombardiere di testa, corrergli incontro è come un giorno di festa, anche se quando poi alla fine si arresta, l'ala è bucata o la coda è spezzata, e qualcheduna non è ancora tornata. Non è ancora tornata. Giorno più dura, in un valzer mortale la sorte, poi un giorno di maggio la radio proclama la guerra è finita, la patria vi è grata, tornate al lavoro, alle vostre famiglie, l'unione dei soviet vi chiede altri figli. E non è su noi che i cantautori scrivono le canzoni, non ci intervistano le televisioni, per tutti quei programmi finti di storia, però l'anniversario della vittoria, in mezzo a questa gioventù che ci ignora, ci riabbracciamo le sorelle di allora, per sempre giovani per almeno un'ora, col cuore che ritorna a batterci in gola, e non mi sento più sola. Grazie. Grazie mille. Scusate, mi commuovo sempre quando ripenso a queste ex ragazze. Ok, l'ultima canzone è Mamma 2, perché io ho scritto una canzone già dedicata alla mamma, però non bastava, quindi ne ho fatta un'altra. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mia madre ci allattava facendo i conti delle bollette, disprezzava il mio cognome perché rima troppo con gli spaghetti. I metri quadri di appartamento misurava tutti i suoi effetti,
maledicendo il Padre Eterno perché non ci aveva fatti perfetti. Io sono d'un'altra razza, discendo dritta da Ponzio Pilato, mentre tra i vostri antenati nessuno è degno di essere ricordato. Oh mamma, non piangere perché sarò pure un maledetto, ma ti porto dentro me e la mia canzone vola a te. Oh, 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 oh mamma. Oh, 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 oh mamma. Se ti sposavi il sindaco un bel giorno avreste creato un impero. Per tutti e due Mussolini era un bravo uomo in buona fede e sincero. Se avevi avuto il comando tu a questo punto vincevamo la guerra. Non ci saremmo trovati senza colonie con il culo per terra. Perché comandante si nasce, vostro padre è nato marescialletto. Tagliargli il collo di netto sarebbe stato il mio delitto perfetto. Oh mamma, non piangere perché sarò pure un maledetto, ma ti porto dentro me e la mia canzone vola a te. La roba che è venduta a meno è la migliore, ci hai sempre detto. La vita fatta al risparmio è un imperativo da seguire anche a letto. E con clisteri al sapone di nonna ci purgavi fin dentro al retto. Se provo ancora a abbracciarti ti mando un bacio e tu mi tiri un diretto. Perché tu sei sangue di Giuda, ma il mio antenato è stato Ponzio Pilato. Fa come Cristo comanda, vaffanculo da chi ti ha generato. Oh mamma, non piangere perché sarò pure un maledetto, ma ti porto dentro me e la mia canzone vola a te. Oh, 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 oh mamma. Oh, 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 oh mamma. Oh mamma. Oh, grazie mille, per me è un grande onore grazie. Essere qui. Grazie. Erika Provinzano e Luigi Montagna. Grazie. Ciao Giampiero, benvenuto. Grazie, grazie. Vediamo tra le tue note, comunque tra le informazioni che abbiamo avuto. Ah sì sì, scusa. Okay. Che sei giornalista, scrittore e anche autore di canzoni. Sì. Quindi tre modi diversi di affrontare la scrittura e di comunicare utilizzando la parola. Sì. Allora, intanto in quale ordine cronologico si sono susseguite queste tre discipline e sì, poi quale differenza sostanziale trovi tra lo scrivere per gli angusti confini di una, imposti da una canzone e a differenza invece degli spazi di libertà che ti può offrire un libro come quelli che hai scritto. Oddio, cominciamo una per volta. Allora, cronologicamente io ho iniziato prima a suonare la chitarra, a provare
a comporre le prime canzoni, infatti le prime cose poi le proposi al Folk Studio, che ero un ragazzino del liceo ancora. Però contemporaneamente, ecco, come spesso avviene nella vita, le cose si intrecciavano, nel senso che già cominciavo a scrivere dei racconti in prosa, le cose si intrecciavano. E, diciamo, si sono succedute delle fasi. Dopo quel primo periodo al Folk Studio, io praticamente ho iniziato a scrivere un romanzo che mi ha occupato per 8 anni, praticamente, per cui la chitarra era passata in secondo piano. Poi, visto che questo romanzo non fu pubblicato, cominciai con il giornalismo a collaborare col Messaggero, tra l'altro anche il Messaggero Marche, e questa cosa andò avanti per una ventina d'anni, è andata avanti per una ventina di anni, e poi mi occupava troppo tempo, perché io anche lavoro la mattina, insegno lettere, e quindi ho smesso di scrivere sui giornali, sostanzialmente ho iniziato a riscrivere quel romanzo, sono riuscito poi a farlo pubblicare, mena mi mamma, non so... Tanto è esaurito, per cui posso dirlo, esaurito nel senso che dopo un centinaio di copie l'autore, l'editore le ha ritirate e le ha mandate al macero. E quindi non esiste quasi più. Poi invece, ecco, ho cominciato a scrivere, a interessarmi di storia dell'aviazione, in particolare tutto è nato da una foto che ho visto di aviatrici sovietiche su un libro di aviazione. Io mi dilettavo di leggere libri di aviazione perché mio padre era stato in guerra nella Regia Aeronautica e ogni tanto mi raccontava qualcosa. E mi ha folgorato questa fotografia di 3 donne pilotesse da caccia sovietiche. Ho cominciato a scavare, a cercarne di più, e da lì è nata tutta una storia, perché poi sono andato a Mosca a incontrarle, ho ripercorso attraverso la Russia e l'Ucraina gli spostamenti, che poi erano 3 reggimenti di donne create da un'eroina dell'Unione Sovietica che cito in questa canzone, tra l'altro. E in contemporanea, ecco, poi ho scritto il libro e anche le canzoni. Ecco, adesso, se posso aggiungere una cosa, sta per uscire un mio libro sulle tiratrici scelte sovietiche, e in contemporanea ho scritto una canzone su di loro che spero di presentare l'anno prossimo. Scusa, non so se ho risposto a tutte le domande. No, allora, hai risposto esaurientemente alla prima, ti ripropongo la seconda, cioè sì, la differenza tra scrivere in un recinto angusto come quello di una canzone e invece spaziare nelle pagine di un romanzo. Guarda, per me scrivere una canzone è una delle cose per me più difficili che esista. Per esempio questa terza canzone, Mamma 2, sarà scritta nel corso di vari anni, perché ero riuscito a scrivere un paio di strofe, una musichetta che non mi soddisfaceva, per anni è rimasta da parte, non riuscivo ad andare avanti, anche se mi mettevo, mentre scrivere un articolo, una volta che impari la tecnica è facile, perché ti danno una misura, un soggetto, è una questione di tecnica, e anche scrivere, trovo molto più facile scrivere un capitolo di un romanzo che scrivere una canzone, cioè veramente la canzone è una cosa molto difficile per me, molto impegnativa. Non so se ho risposto. A maggior ragione complimenti proprio per il brano che ci hai fatto ascoltare. Grazie. Grazie. Appunto sulla storia delle ragazze sovietiche, effettivamente. Grazie. È molto suggestivo, ma al di là di questo è anche bella la storia che ci hai raccontato, cioè come a volte partendo da un dettaglio ci può rendere capaci di far cose che non avremmo mai immaginato. Sì. E una cosa apparentemente insignificante diventa di un valore inestimabile per una persona e gli dà un'energia, no? Sì. Io volevo chiederti, essendo tu un insegnante, come appena ricordato, penso che i tuoi allievi sappiano questo, per cui tu sia controllato da un certo punto di vista nel bene e nel male, vogliono sapere, già avere un insegnante che ti spiega la letteratura, te la propone e poi scrive anche canzoni, e incuriosisce, penso, in classe. E volevo chiederti che tipo di rapporto da questo punto di vista c'è con i tuoi studenti, se questo condiziona in bene o in peggio il vostro rapporto e come. Guarda, sinceramente io insegno alle medie, cioè quando ne ho parlato poi mi sono pentito, perché è stata presa un po' come se mi fossi fatta pubblicità, insomma, cioè delle mamme sono andate a lamentarsi che io invece di fargli la storia del libro gli raccontavo le vicende delle aviatrici sovietiche, cioè onestamente dopo questa esperienza non ne ho più parlato, perché è stata fraintesa, può essere fraintesa, purtroppo mi dispiace dirlo, ma siamo condizionati a volte da
dai genitori come insegnanti? A volte sì, sì. Noi o i genitori sono invasivi, e invadenti. Scusate, ma... Bene. Grazie. Prego, c'è un'ultima cosa da parte di Marcello la mattina. Sì, io non è una domanda, sì, ma è un segno di apprezzamento. Grazie. In questa canzone è un invito a continuare. Okay. Qualunque sia il diktat della scuola, sì, io penso che il tema che lei ha scelto, che tu hai scelto, sì, sia un tema epico, puoi farne benissimo un poema. Okay. E non è un non è un'antiepica, non è qualcosa, non devi scoraggiarti. Okay. Perché l'istituzione non gradisce. Sì. È molto interessante quello che fai. Grazie. Anche il linguaggio che hai scelto mi piace. Quindi grazie, prendilo veramente come un invito a farci conoscere, ascoltare altre canzoni su questo filone. Su questo tema sicuramente. Guarda, posso annunciarvi che io adesso ho finito questo libro sulle donne cecchine sovietiche, che anche quella è una storia molto tragica, perché una volta che tornavano in patria venivano disprezzate dagli stessi sovietici, che loro, perché le consideravano delle poco di buono, per cui venivano addirittura lobbizzate, come si dice, insomma, ghettizzate. E lo farò, e inizierò adesso proprio un romanzo sulle streghe della notte, anche perché è in produzione, c'è una produzione internazionale sulle streghe della notte. Pare che il nipote di Yeltsin e altri produttori si stiano interessando a questo soggetto, per cui spero di andare parallelamente a loro. Vabbè, scusatemi. Grazie, grazie, ciao, grazie, buona fortuna. Grazie. Volevo anche pregarvi e pregare di silenziare le suonerie dei telefonini, specialmente nelle esibizioni più intime ed acustiche, insomma non è piacevole sentirle suonare in sala. Grazie. E adesso invitiamo sul palco Agnese Valle. Benvenuta, in bocca al lupo. Si cammina così, in bilico, in punta di piedi, sulla bocca del vulcano. Il tuo stomaco gorgoglia, la tua ruga sulla fronte, a volte mi assomiglia. Così, basta un po' d'allenamento, basta un po' d'applicazione, perché non serve del talento, ma allenamento al buon umore. Al buon umore.
e mi appari così fragile. Nel tuo giorno migliore splende raramente il sole, un tuo sorriso mi consola, il tuo incurabile cinismo mi rivela che hai paura. Mezzo vuoto, vedi il vetro opaco e il bicchiere mezzo vuoto, vedi il vetro opaco e il bicchiere mezzo vuoto, vedi il vetro opaco e il bicchiere. Si può vivere meglio di così, basta un po' d'allenamento, basta un po' d'applicazione, perché non serve del talento ma se vuoi, basta un attimo, chiudere gli occhi e un respiro profondo e cambia il mondo, sentirsi fortunati ogni giorno. Si può vivere meglio di così, basta un po' d'allenamento, basta un po' d'applicazione, perché non serve del talento ma allenamento al buon umore, al buon Marco Cataldi alla chitarra. Ogni momento di passaggio segna un po' una rottura tra il prima, cioè tra il prima e il dopo. Un momento di crisi. C'è qualcosa che si acquista, è qualcosa che si lascia andare. E questo è il racconto di uno dei momenti di passaggio, il momento in cui si fanno le valigie e si cambia casa e si arriva a casa tua, non alla casa dei tuoi genitori, e lì poi ci si torna, ma quella da quel momento in poi sarà la tua tana. Questa è Cambia il vento. Resterò da sola ancora un po' per godere di questo silenzio. Ho sulla mano destra ho
una macchia per non perdere l'orientamento. Vorrei avere l'umore meno labile, la risposta ad un'astrologia instabile, le passioni incompiute non invecchiano. Si diventa grandi in un momento, neanche il tempo di prendere fiato, il tempo del gioco è passato. Si diventa grandi in un momento, io mi siedo e aspetto che cambi il vento. Sentirò l'amara nostalgia di un ricordo in bianco e nero di una fotografia. Via, ora è tempo di andar via, ma saprò voltarmi indietro ad ogni mio smarrimento e non credere che non faccia male. Senza mani imparare a camminare, il sapore d'una nuova solitudine. Si diventa grande in un momento, neanche il tempo di prendere fiato, il tempo del gioco è passato. Si diventa grande in un momento, io mi siedo e aspetto che cambi il vento. Oh, 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 oh. Neruria va, neruria. Daniela aveva un vizio. Il suo vizio era quello di giocarsi tutto ciò che aveva, di tutto ciò che aveva lei, il suo vicino di casa, la vecchina di fronte e di tutte le persone che aveva obbligato in qualche modo, in modo piuttosto lieve, a investire nei fondi, dei fondi postali della posta di cui lei era effettivamente la direttrice. Daniela un giorno sparisce e, come tutti i poveracci, sparisce in modo un po' così, un po' goffo. Non avverte nessuno, neanche le figlie, e la ritrovano con la sua 600 rossa in Svizzera e la riportano a casa, a Re Bibbia, dove io la incontro. Quando l'ho incontrata, Daniela aspettava che le accordassero il permesso per assistere al matrimonio della figlia. Questo permesso fortunatamente gliel'hanno accordato. Io ho voluto raccontarlo, ho voluto raccontare quello che poi a queste donne manca di più in una condizione carceraria, appunto, che è proprio la famiglia, i figli. E quindi l'idea è quella di un dialogo attraverso questo muro tra una madre e una figlia. E questa è l'altra metà.
il tonfo del portone, delle orecchie, qualche vestito un po' sudato e scarpe vecchie. Per sentire meno freddo ho cucito la mia pelle, ho inciso a fondo la mia colpa sulla schiena. Il muro è sempre più alto da dentro, è sempre più alto. Un lungo corridoio e quell'odore di minestra, l'eco dei tuoi passi e delle chiavi. Poca luce, le inferriate alla finestra, e mi guardavi, un disprezzo a cui non davi voce. Il muro è sempre più alto da dentro, è sempre più alto, e divide le stelle. Tu guarda più in alto e ridammi del cielo stanotte. In fila per la doccia, come bestie da strigliare, l'acqua brucia su ferite da lavare. Gli occhi addosso che colgono i tremori, la fede al dito, quel che ancora stringo della vita fuori. Il muro è sempre più alto da dentro, è sempre più alto, e divide le stelle. Tu guarda più in alto e ridammi del cielo stanotte l'altra metà. E ridammi del cielo stanotte l'altra metà, l'altra metà. Manca poco, qualche ora, e ritorno a respirare. Accompagno la mia piccola all'altare, lei con Dio, a stipulare una promessa. Io nella cella l'ho fatto con me stessa. Marco Cataldi alla chitarra e alla voce. Ciao Agnes. Eccomi. Buonasera. Ciao, sì. Sono qua. Senti, bentornata anzitutto. Grazie. E rispetto alle note biografiche che appunto ci avevi consegnato un paio di anni fa, noto appunto questa tua esperienza come docente presso la Casa Circondariale Femminile di Re Bibbia, della esperienza a cui hai accennato anche in fase di presentazione dell'ultimo pezzo. Sì. E volevo appunto sapere in che cosa consiste, cioè che tipo di esperienza è, che tipo di lavoro svolgi e quanto questo poi ti sta condizionando anche nel processo creativo, insomma, l'abbiamo visto in parte nel pezzo che hai scritto, ma poi in generale volevo sapere appunto. Sì, allora, per quanto riguarda la mia esperienza a Re Bibbia, appunto non si tratta esattamente di una docenza, ma più che altro di una guida,
quello che ha ideato Franco Mussida con questo progetto che si chiama appunto CO2 è in realtà una, ha predisposto un'audioteca all'interno di una delle celle del, di Re Bibbia e in realtà di altre carceri italiane, mi pare che fossero 5 nella prima fase, adesso si è ampliata in realtà. E l'idea era quella di fornire alle detenute uno spazio di solitudine e di introspezione attraverso l'ascolto e l'educazione, quindi all'ascolto e la guida, in realtà è più un accompagnamento della musica strumentale prevalentemente, cioè all'interno dell'audioteca ci sono esclusivamente brani strumentali. Perché parlo di solitudine, di introspezione? Perché in realtà è una cosa che in realtà ho imparato anch'io lavorandoci e frequentando Re Bibbia. Per quanto si pensi che all'interno delle carceri ci sia appunto chissà quanto spazio di riflessione, di in qualche modo di analisi, la maggior parte del tempo è un tempo in convivenza coatta, di lavoro collettivo, e quindi c'è molto poco in realtà tempo di tempo da prendere per sé. E attraverso questo spazio dove loro avevano libero accesso più o meno, cioè io andavo lì più o meno una volta a settimana e loro avevano invece libero accesso più o meno tutti i giorni in orari prestabiliti, loro riuscivano in qualche modo a utilizzare questo, attraverso appunto la musica, questo tempo per diciamo un po' più autocentrarsi o ascoltarsi semplicemente. Era un lavoro molto anche, era un lavoro in cooperazione con degli psicologi in realtà, perché l'idea era quella anche di capire che effetto avesse la musica sul loro umore e sul loro stato d'animo. E quindi c'era all'interno di questo software, appunto loro avevano degli iPad, forse sto andando troppo nello specifico, però attraverso cui avevano appunto delle emoticon che dimostravano, che rappresentavano i loro stati d'animo e capivano quanto la musica andasse verso il loro stato d'animo, andasse in modo opposto, quanto loro scegliessero qualcosa che appunto assecondasse o meno il loro mood, diciamo. È stata un'esperienza molto, molto importante, molto interessante, un po' meno, cioè dal punto di vista musicale assolutamente sì, ma più che di musica si parla proprio di individuo, emozione, musica, non si parla di struttura, di forme, di storia. Io ogni tanto davo loro alcuni cenni, ma perché in realtà c'era anche una curiosità. Penso che insomma sia stato sicuramente un arricchimento per loro, ma come sempre succede in questi casi, credo soprattutto anche per te, no? Credo insomma entrare in contatto con una realtà di questo tipo così forte. Assolutamente sì, sì. Per una serie di motivi, tra cui anche insomma motivi non dipendenti poi dallo studio, perché anche io in realtà ero in parte a studiare appunto l'effetto di questo esperimento, di questo progetto. Certo. Però in realtà poi sei coinvolto da tutt'altro, quindi... Bene, grazie. A lei. Agnese, continuo rispetto a quello che ti chiedeva Roberto Giambò sull'esperienza che è stata creata in qualche maniera e distribuita poi con la partecipazione delle strutture che hanno ospitato questa esperienza da Franco Mussida. Lui per scelta ha preso brani strumentali, come tu hai detto. Tu in realtà, al di là della introduzione, e sono curioso di sapere, nel primo brano, fa parte del brano o è un'introduzione staccata che tu ci hai fatto ascoltare questa sera? Primo brano. No, fa parte di? Sì, fa parte di, è una, diciamo, sul disco non è così, quell'introduzione sì. Non c'è, ma nella nostra forma live sì. Fa parte del brano. Evidentemente Franco voleva avere del testo, il significato quindi del testo, l'atmosfera, i sentimenti, le emozioni. È ovvio che in una canzone l'insieme è proprio questo, e di cui si tratta musicultura da ben 28 anni. Tu che cosa attribuisci nelle tue canzoni,
profondo significato, cioè è il significato letterale del testo, anche l'atmosfera che crei, per esempio con una introduzione come quella che tu hai fatto, molto bella tra l'altro. Grazie. Con il clarinetto. Ecco, che cosa smuove stomaco, cuore, testa nelle tue canzoni, secondo te? Che cosa smuove? Cioè, mi devo mettere nei panni dell'ascoltatore? Certo. Sì. Questa è una cosa... questa è una domanda molto interessante, ma non so se... Spero, da un certo punto di vista, che ci sia una piccola percentuale di tutti gli elementi, in quanto spero anch'io di trasmettere una piccola percentuale di testa, cuore, stomaco. Non in tutti i pezzi, ovviamente. Questi tre sono sicuramente tra i pezzi che non hanno particolari artifici. Credo che in particolare in questa parte, diciamo, di repertorio, spero e credo che ci siano diciamo tutti gli elementi. In altre composizioni, sicuramente, tipo uno dei pezzi che portai 2 anni fa, che invece era molto più in forma, diciamo così, di filastrocca, anche se non è giusto, dove c'era una storia, una narrazione, però era celata in realtà da un artificio anche, diciamo, un po' da gioco, magari è più affascinato dalla tecnica, Sono terminate le domande. Okay, ciao Agnese, grazie. Agnese Valle. Grazie. Benvenuto in bocca al lupo ad Alfredo Marasti. Buonasera. Grazie. La prima canzone parla di una ragazza che è partita e se n'è andata di casa. Nel momento in cui l'ha fatto, nella sua testa aveva almeno 10 buoni motivi, molto chiari, per fare questa scelta. Poi, con il tempo, un motivo dopo l'altro, tutti questi motivi sono caduti e quindi si è persa e deve partire di nuovo. Il tempo di partire è il titolo. Vita è un brivido che vola via, ma anche tanta noia. Freghi tranquillanti la malinconia, perdi la memoria. Sulla tua copertina c'è una foto di 2 anni fa, dentro c'è una bambina che non sei più tu. Lui se n'era andato via, non era il grande resta l'illusione, sei rimasta alla stazione, nessuna direzione, è il tempo di partire. Getta la pistola, Lolita Moon, se ti guardi nello specchio, lo sa, non sei più tu. Forse era l'Erasmus, la tua libertà, o eri solo stanca di tua madre e le sue priorità. Lui se n'era andato via, e adesso che ti frega del pane quotidiano, sei rimasta alla stazione, su una direzione, tempo di partire. Se anche il tuo vecchio cane ringhia, non ti ricordi.
di partire. E non è tua madre, e non è Dio, non è il tuo punto di vista, che non è il mio. Ma prima di fumarne un'altra, prova a dirmi addio. Grazie. Il titolo della seconda canzone è Norma Desmond. Chi ha visto il meraviglioso film di Billy Wilder, Viale del Tramonto, sa di cosa stiamo parlando. Ma per chi non lo sapesse vorrei solo dire una cosa. Quella di Norma è una storia attualissima, perché vede da un lato uno star system che corre velocemente, inesorabilmente, sempre più veloce, e dall'altro abbiamo lei, Norma Desmond, un'attrice dei tempi del muto che non riesce proprio, non vuole rassegnarsi al fatto che il suo tempo è passato. E questa è Norma Desmond. Grazie. Sarà il tempo che è passato, o sarà il pubblico che è cambiato, sarà il trucco che ormai non regge più. Sarà che quando ti ho mollato hai perso il bandolo e mi hai sparato. Sarà che a 50 anni non ti inventi più. Ma sarà il tempo che è passato, o sarà il pubblico che è cambiato, sarà la neve che porti dentro, o sarai tu. Tu che sei quella favola che non c'è più. Tu che sai morire dentro e rinascere. Che poi comunque vada, quando la incontrano per la strada, Norma Desmond non la riconoscono. Saranno i giovani che hanno dimenticato il cinema del passato. Sarà il regista che non ti accontenta più. Sarà che al centro della scena c'è una più giovane meno in pena. Sarà colpa del sistema, o sarai tu. Tu che sei quella favola che non c'è più. Tu morire dentro e rinascere dalla cenere. E poi lo sai, non ti ho dimenticata. Cerco quella favola che non c'è più, che non c'è più, che non c'è più. La tua favola che non c'è più. Grazie, grazie. Allora, l'ultima si intitola C'eri tu. Parla di una serie di fantasmi che il tempo ha lasciato indietro, come delle pagine, diciamo, incomplete, irrisolte. Quello principale è una persona molto, molto speciale, molto importante, con cui poteva nascere, invece è rimasta una grande... E poi cose che ascolterete nella canzone. Grazie ancora, veramente. C'è stato, lo spettro è vivo, però non ti ho scordato.
treno mi parlavi della tua croce e io abboccavo all'amo. Così ti contemplavo, buio di quei. Ti confondevo in mezzo a tutti quei cani, mi spaventavo per i tuoi fuochi accesi. La volta che i tuoi passi non li ho fraintesi, erano già lontani. Bastardo e sognatrice, che grande attore e tu che grande attrice. Sarà che la cornice non convinceva, ma tu eri felice. Per gioco ti ho delusa, ma caro prezzo, era un pezzo che non chiedevo scusa. Pensavo, ma pensavo, senza pretese, che un po' ti assomigliavo. Ti confondevo in mezzo a tutti quei cani, mi spaventavo per i tuoi fuochi accesi. La volta che i tuoi passi non li ho fraintesi, erano già lontani. Ma che storia della lingua, ci capivamo senza io e te, la storia della lingua, chi se la ricorda più? In quei giorni resti tu, resti tu, resti tu, resti tu, resti tu, resti tu. E c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu. E c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu. E c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu. C'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu. Buonasera Alfredo e bentornato. Buonasera, grazie. Allora, capita qualche volta che nelle pieghe di musicultura certi incontri portino poi a collaborazioni. È capitato in questo caso e per il disco che poi uscirà, ma immagino già in questa fase per questi brani, abbia collaborato con Cassandra Raffaele, che insieme a te ha partecipato alla 24esima edizione di Musicultura. Com'è nata questa cosa? Allora, intanto è tutto esatto, nel senso è un po' come chiudere un ciclo, perché i tre pezzi sono effettivamente le prime cose che stiamo preparando per il disco, quindi ha un senso anche proprio concreto che li facciamo per la prima volta qui. E la collaborazione, l'amicizia naturalmente è nata nel 2013 con l'edizione e poi ci siamo sentiti in un momento in cui fondamentalmente dopo anni di autoproduzione, di cose varie e di canzoni avevo bisogno in qualche modo di un confronto, anche di un qualcuno che io conoscessi, perché di un estraneo probabilmente, per quanto bravo, non so, non avremmo cagliato probabilmente. E ci siamo sentiti un po' per caso e c'è stata affinità fin da subito, devo dire. E poi ecco, io sentivo anche un po' il bisogno di liberarmi, perché uscendo con un disco c'è da chiarire qual è l'anima musicale, come deve suonare, una serie di cose che io non riuscivo a decidere, a selezionare, insomma, quindi mi serviva come minimo un confronto. Confronto che si è rivelato molto interessante anche con i suoi contrasti. Ecco, per esempio, il titolo originale dell'ultimo brano che ho fatto era Il fenomeno della metafonesi nel sardo logudorese. Non so Sandra perché è stato cambiato. Ma Cassandra l'ha cassato.
No, sì, ma ci confrontiamo, lei non so come mai alla fine ha scelto C'eri tu, a me suonava molto meglio il fenomeno. Senti, un'altra cosa brevissima, Pistoia, da dove tu vieni è stata città della cultura, aiuta sì. La canzone questo oppure no? Una pausa di senso può valere come risposta. Certamente. No, allora, vagamente capito. Posso dire questo, c'è un grande fermento. Io spero invece, la risposta è questa, spero che visto che l'anno sarà gravido di cose, conosco in realtà una serie di realtà di persone specifiche che stanno preparando iniziative, quindi ti rispondo sì, è un sì di speranza però, bravo, è un sì di convinzione. Vabbè. Grazie. Prego, prego, finito. Alfredo, ciao, ben ritrovato anche da parte ciao. Mia. Ciao, grazie. Tu hai molti interessi, al di là anche della canzone, che comunque, non so se sia il centro, ma occupa comunque una parte importante del discreto spazio. Mi incuriosisce sapere qual è il momento in cui ritieni che una canzone sia pronta per essere licenziata, cioè questa è finita. E se c'è un qual è lo stato d'animo, la sensazione bella o brutta che provi in quel momento? Se vuoi, ti va di raccontarcela se c'è. Ma il momento migliore è quando ti viene in mente l'idea e cominci a elaborarla, perché in realtà so che può sembrare una risposta banale, ma vale per molte altre cose. Nel senso che arriva un momento dettato dalla durata del pezzo, dettato da quanto puoi scartavetrare un argomento da tutti i suoi punti di vista, che determina poi la chiusura. Però non c'è mai la chiusura, non c'è mai la soddisfazione di avere qualcosa che funziona così. E devo dire, anche in questo, il confronto con un'altra persona, che in questo caso è Cassandra, serve anche a questo, serve poi a mettere anche la parola fine quando, teoricamente, dovrebbe andare avanti all'infinito. Ti ho fatto questa domanda proprio perché pensavo che tendenzialmente sei uno che non la finirebbe mai, quella canzone. Ma sì, invece ma a un certo punto vanno finite, insomma. E ma per forza, ma è ovvio. Ma di Norma Desmond si potrebbe andare avanti 20 minuti a parlare. Anche di me, ma sarebbe noioso. Altre domande? Sembra di no, quindi ti ringraziamo. Ciao e buona fortuna. Grazie a voi, grazie. E ora salutiamo e invitiamo sul palco Bob Messini. Buonasera. Se d'accordo verrei, ma non so se potrei, puoi dormire con lei, che si sveglia alle 6, parte per Canazei, se lo so resterei, siamo a cena dai miei, viene anche Sergei, se d'accordo è un po' gay, tutto pieno di nei, sembra un po' Cassius Clay, ma non so se saprei far l'amore con lei, che si sveglia alle 6. Parte per Ortisei, forse in lei me ne andrei, senza far pianistei, o telefonerei 4536, io non risponderei, sono a casa dei miei, gioco a poker con Bay, che non va a Canazei, nemmeno Ortisei, vive sui Pirenei, presso casa Taddei, da ancora del lei, quando viene Maffei usa la cera Grey, ma non è Doris Day, non torna a Taipei, sta piuttosto a Bombay, se lo so perderei, sempre a casa dei miei, senza scopi né dei, senza idea di chi sei, senza darmi lo spray, meglio tardi che mai. Ho capito che ormai starò fuori dai guai, se ci stai o non ci stai, non ha importanza sei, è successo tra noi, che parliamo di Ray, di ricordi e cammè, di Polente e Dosè, di quei vecchi DJ,
del tie break 7-6, di quei 100 trofei, di quei 20 Alisei. Hai capito, non è che non è colpa me se fa rima con lei, se fa rima con lei. Non è colpa me se fa rima con lei, se fa rima con lei. Saranno poi i cazzi miei. Camilla Missio. Robby, verresti un po' fuori, fuori c'è un mondo a colori, ci divertiamo come dei pazzi. Ragazzi, io verrei fuori volentieri, anzi sarei già venuto fuori ieri, ma ho un sacco di cose da fare. Che cosa? Devo studiare statistica, aspettare l'idraulico, tira fuori del liquido da dentro il mio bancomat, devo trovare una moglie con cui fare dei figli, tutto qui. Devo studiare dinamica, ripassare meccanica, dar l'orario d'inglese, fare un mucchio di spese. Devo guardare il tramonto, devo capire le stelle, tutto qui. Robby, verresti un po' fuori, fuori c'è un mondo a colori, ci divertiamo come dei pazzi. Ragazzi, io verrei fuori volentieri, anzi sarei già venuto fuori ieri, ma ho un sacco di cose da fare. Che cosa? Devo studiare fisiologica, ripassare matematica, innaffiare le piante, consultare l'Atlante. Devo lavare bicchieri della cena di ieri, tutto qui. Devo tornare giù in cantina per rifare la schedina, disegnare una aiuola, cambiare le lenzuola. Devo trovare un cappello del mio amore più bello, tutto qui. Robby, abbiamo deciso per domani, oggi fuori è un tempo da cani, ci divertiremo come dei pazzi. Ragazzi, io verrei fuori volentieri, ma ho nel salotto Aroldo Thieri e ho un sacco di cose da fare. Che cosa? Devo studiare aeronautica, devo risolvere Ustica, devo cercare l'uranio, devo annusare un geranio. Devo aspettare un sorriso, devo baciare il suo viso, tutto qui. Devo studiare aeronautica, devo risolvere Ustica, devo cercare l'uranio, devo annusare un geranio. Devo aspettare un sorriso, devo baciare il suo viso, tutto qui. Camilla Missio. Quando ti sbagli e mi chiami Giovanni, lo fai già da anni, ti amo di più. Quando mi dici ti amo Luigi, ma io sono Roberto e non mi diverto. Quando al mattino stringendo il cuscino tu gridi Marino, mi sento un cretino. Sono 15 anni che sbagli indirizzo e scrivi a Maurizio invece che a me. Quando mi hai detto faccio un salto da Rita e poi sei sparita per 15 mesi. Sono tuo schiavo, se vuoi non mi lavo, fra un po' me ne vado, mi rado di rado. Quando ti sbagli e mi chiami Giovanni, lo fai già da anni, ti amo di più. Camilla Missio.
Bob Messini, siamo qui. Non funziona il microfono. No, il suo, non il mio. Ma anche è lo sketch questo, è classico. Non funziona, allora rinunciamo alla domanda. Questo va, perfetto. Buonasera. Buonasera. Bob Messini, sono qui. Sì, non vedo niente, ma faccio finta di... Sulla fiducia, mi hanno fatto la cataratta da poco, quindi chiedo scusa. Ecco, però guardando a ore 11, mi metto in piedi. Eccolo, no, lì. No, veramente, non è una gag, non vedo niente. Vedo delle luci, però, quindi sarete lì. Bisogna dire che non abbiamo preparato nulla. Perfetto. Vero? Non ci siamo visti prima, se non al tavolino, quando io stentavo a credere che lei sarebbe stato l'ultimo artista della serata. Perché mi riconoscevo, cioè riconoscevo il suo volto, ma non avevo mai sentito la sua voce. È stata una grandissima sorpresa, perché questa voce si sposa benissimo con questo genere, che non è leggero, è un genere indefinibile. Io vorrei proprio chiederle come definirebbe queste canzoni, che dicono moltissimo delle incomprensioni del nostro tempo, e lo dicono però in una maniera lieve, leggera, un po' properziana, visto che abbiamo cominciato con Properzio, chiudiamo anche con Properzio. Io se posso rubare queste parole, le userò per presentare i miei pezzi, perché sono bellissime. Ringrazio. Veramente, però... cioè, meglio di così... Tutto registrato, per cui... Quindi perfetto, no, perché questo mi sembra la cornice giusta per inquadrare i miei pezzi. Però sì, c'è molto di me, perché il primo pezzo che è sull'indecisione, io sono veramente un eterno indeciso, allora gli indecisi non dicono io vengo, dicono verrei, quindi non dicono io posso, dicono potrei. Cioè, certo. L'indecisione è una malattia terribile, quella cosa per cui tu non sai mai se stai per fare la cosa giusta o una cazzata, mentre sei lì che ci pensi, tua moglie scappa col tuo migliore amico. A me è successo, mia moglie è scappata col mio migliore amico e lui mi manca moltissimo. No, veramente. No, vabbè. No, state buoni. No, buoni. No, e la canzone... No, la via di mezzo è terribile. No, è la canzone che più mi identifica, è Statistica, che veramente, insomma, rispecchia un po' il mio carattere, ecco. Sono sempre pronto a far casino, però poi ogni tanto ho bisogno di stare in casa a fare le mie cose. E così, insomma. Grazie. Grazie a voi. Sono altre domande? Chiediamo anche agli studenti. Io volevo fare complimenti ai miei colleghi, sono stati bravissimi. Io ho sentito delle cose molto belle, anche a Musicultura, però insomma. Ho sentito insomma, è molto bello stare qui, perché poi ti confronti, se no non, appunto, stai sempre in casa e non esci, invece... No, è stato molto bello, no, veramente, ho sentito delle bellissime cose, faccio i complimenti ai miei colleghi che mi hanno preceduto. Bob, un'altra cosa che a me piacerebbe sapere, sì, è, dato che hai fatto tante cose in discreto numero di anni, quanta musica c'è in tutto quello che fai? Al di là di quello che noi abbiamo visto qui questa sera, è evidente, no? Ma proprio nel tuo essere totale, quanta musica c'è? È una domanda... È pertinente, perché poi tu non puoi saperlo, però io ti do del tu, non so bene che comunque sarebbe... Come ho fatto io, perfetto. È la stessa cosa. Perché mio padre era un musicista, è stato lui che mi ha insegnato a suonare, e lui magari pensava che io diventassi meglio di lui, invece ho fatto anche altre cose. Quindi la musica è, per me è sempre stata la mia vita. Io ho il pianoforte in casa e insomma, anche recitare bisogna essere... intonati, diciamo, no? Quindi per me la musica le canzoni, scrivere, ecco, creare, comporre è sempre stato molto importante. Poi anche ascoltarla, certo. Mio padre poi ascoltava il jazz principalmente, però insomma, avendo un modello come lui, io mi sono sentito, cioè io sono nato e cresciuto col pianoforte in casa, insomma, così. Grazie. A voi. La contrabbassista che vinse il premio Recanati all'inizio, quando si chiamava premio Recanati. Camilla Missio. Era una battuta. Non avevamo capito il nome. Ah, Camilla Missio, faceva parte delle Silhouette che vinsero qua. Dov'è? Qua, è una meraviglia. Eccola. Eccola lì.
E lei è una jazzista provetta, infatti anche lei suonò con mio padre, poi adesso suono io. Camilla Missio. Buonasera, grazie. Camilla l'abbiamo vista anche con Andrea Mingardi quando è venuto qui, sì, no? È vero, è vero. Ciao Camilla. Ciao, salve. Certo, per cui la conosciamo. La domanda però, è venuta? Non era una domanda, era una era così, era una curiosità. Va bene, grazie. Grazie a voi, grazie. Yeah. Allora, come sapete, è il momento della serata in cui siete chiamati a votare. Due riconoscimenti di tappa, diciamo così. Il premio Val di Chienti, che sarete... che sarete voi stessi ad assegnare, molto utile anche per renderci conto in diretta delle vostre preferenze. L'altro, il premio a Sartan Regard, che saremo noi del tavolo di musicultura ad assegnare a quella che ci sarà, alla performance che ci sarà piaciuta di più. A questo punto potete quindi selezionare sulla rete Wi-Fi Musicultura Voto, vi comparrà sullo schermo la videata che vedete adesso proiettata sul megaschermo, sul palco. No, attendete a votare, mi raccomando, il mio via, altrimenti il voto non sarà valido, e avrete 30 secondi dal via per decidere. Siamo tutti pronti? Tre, alcuni no, volendo abbiamo... qualcuno che può aiutarvi o anche fornirvi dei telefonini muletto? Ci siamo? I no si facciano vedere che li raggiungiamo. Alzino la mano. Direi che proviamo a partire. 3, 2, 1, via! 30 secondi per votare. Le colonnine di Mercurio salgono. Bob Messini è il vostro preferito. Ritrovato Bob, riceverai adesso un cadeau e ti chiediamo la cortesia di rimanere in scena per le foto di rito. Queste sono le prelibatezze che ti offre il Centro Val di Chienti, e noi ti chiediamo anche di fare una cosa che non avresti mai pensato, esatto, di fare a Musicultura: se gentilmente ci dai una mano a individuare lo spettatore che potrà usufruire del bonus acquisto messo stasera a disposizione da Leonardi Parrucchieri e che potrà utilizzarlo appunto presso il Centro Val di Chienti. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono un po' emozionato perché Daniela gioca sempre degli scherzi un po', però posso dire allora? Prego. Vado. Ho fatto la cataratta, non ci vedo, però 147. 147. Leonardo Parrucchieri, vado sempre io tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Insomma. Il vincitore potrà ritirare il bonus nel foyer all'uscita presso la postazione di Musicultura. Grazie ancora, grazie a, voi, a Bob grazie. Messini. Grazie. E in sequenza il premio Un Certain Regard. Mi fa piacere invitare sul palco stasera, abbiamo avuto ad inizio di serata la presentazione del libro della settimana. Stasera abbiamo con noi la responsabile dell'ufficio stampa di Liberi Libri, Maria Stefania Gelsomini, che invito sul palco. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questa sera il premio è stato vinto da Bob Messini. Doppietta. Complimenti. Grazie, grazie, grazie ancora. Foto di rito, Consuelo. Grazie, grazie Musicultura. Ci saremo anche noi.
Grazie. Grazie ancora, buonasera a tutti, buonanotte, anzi buonasera, è pomeridiana la domenica, ci vediamo la prossima settimana per chi vuole venerdì sera. Ciao a tutti. La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici son tutta un'altra.